c'è tutto l'entusiasmo di un popolo che ha stupito Papa Francesco nei 20.000 centrafricani che esultano all'ingresso della Papa Mobile nello stadio di Bangui, protetto da un imponente numero di camionette dei caschi blu dell'ONU. Nel giorno della festa di Sant'Andrea, il Papa, nell'ultimo appuntamento del suo viaggio in Africa, invita i cattolici del paese ancora sotto il giogo della violenza, delle bande militari di Seleka e Antibalaka, a passare sull'altra riva, come recita il motto della visita nel paese. Una riva che è certamente la vita eterna e lo sguardo verso la meta che sostiene il coraggio dei cristiani, ma è anche una realtà che trasforma già la nostra vita presente. Grazie alla presenza del Signore nella vostra vita, spiega il Pontefice, siete stati capaci di gesti di solidarietà e misericordia nelle vostre famiglie e comunità durante questi anni difficili di guerra civile. Ma, aggiunge, siamo ancora come in mezzo al fiume e serve un rinnovato impegno missionario per passare all'altra riva. Ogni battezzato deve rompere con l'uomo vecchio, col peccatore, pronto a rispondere al richiamo della violenza e della vendetta per lanciarsi verso nuovi orizzonti, perché la missione ha bisogno di nuovi messaggeri, ancora più gioiosi e santi. La speranza che ci sostiene è che l'altra riva è a portata di mano e Gesù attraversa il fiume con noi.